Annie Warhol torna a Napoli in una grande mostra sotto il Vesuvio, opere iconiche del maestro della pop art che ebbe con la città un rapporto speciale. Da domani una mostra al Palazzo delle Arti di Napoli presenta 1000 volti di Andy Warhol, genio visionario che con la sua arte ha profondamente influenzato la cultura pop della sua epoca, diventando l'artista americano più quotato del XX secolo. Sentiamo Luciana Parisi. La sua mente vulcanica non poté che innamorarsi del Vesuvio, mito terribile e reale che entrò nella sua galleria di miti da Liz Taylor a Marilyn Monroe, ritratti esposti al PAN di Napoli, città che Andy Warhol frequentò tra il 70 e l'80 grazie al gallerista Lucio Amelio. I protagonisti della festa, qualcuno di voi li avrà già riconosciuti, sono Andy Warhol, anni 52, americano della Pennsylvania, già definito museo vivente della pop art. C'è anche questo capitolo nella mostra Andy's Back, 130 opere che illustrano la sua eclettica avventura di artista, fotografo, regista e manager musicale, grafico di copertine passate alla storia. Il visitatore avrà modo di scoprire l'uomo Warhol, il Warhol più intimo, quello che emerge dai suoi autoritratti, fino al Warhol più mondano, più dedito alla società, alle serate, le sue fotografie. Un mondo di idee che prendevano forma nella Silver Factory, lo studio sulla 47esima strada dove nacquero il Velvet Underground e dove Warhol scoprì Keith Haring e Basquiat, ambiente ricostruito nella mostra napoletana. Tutti facevano a gara per entrare nelle grazie di Drella, come lo chiamava Lou Reed, che 3 anni dopo la sua morte, avvenuta nell'87, insieme a John Cale gli dedicò un album, Songs for Drella, pieno di amore e nostalgia. But there are no stars in a New York sky.